Appuntamento speciale a Napoli per la seconda edizione di A più voci, la rassegna corale e polifonica promossa e organizzata dalla Fondazione Pietà dei Turchini e inserita nella programmazione della sua 22esima stagione musicale. Nella chiesa di San Rocco a Chiaia si è svolto Incantiamoci con le voci del 48 e le voci bianche di San Rocco diretti da Salvatore Murro. Premiati di recente al concorso nazionale di Arezzo, i bambini hanno presentato al pubblico napoletano i frutti del lavoro condotto in questi mesi sotto la guida di Murro. Un progetto che nasce con la volontà di mettere assieme anche varie parti della città, il centro, le periferie, per valorizzare le eccellenze su questo territorio. Si può giovare del fatto che siamo anche all'interno di queste rassegne che vengono tenute a Napoli e che quindi in qualche modo danno la possibilità a questi ragazzi di avere anche un loro momento in cui viene percepito l'importanza della musica. Io mi sento veramente libera di poter essere quello che sono e quello che sono le mie emozioni, cioè posso rappresentarle senza avere vergogna, non indosso una maschera, ma sono la vera io. Il programma si inquadra in un progetto formativo e di integrazione sociale e culturale che la Fondazione realizza con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna. Federica Castaldo, presidente della Fondazione Pietà dei Turchini. Le voci del 48 sono una eccellenza del nostro territorio. Noi abbiamo sempre in qualche modo sostenuto e fatto tutto ciò che potevamo fare per coadiuvare e valorizzare le eccellenze del territorio. Le voci del 48 lo sono sicuramente e da qualche anno appunto stiamo investendo energie e anche risorse per promuoverne il talento, far crescerle questa realtà e soprattutto farle incontrare con repertori che abitualmente non frequentavano. Tre diversi blocchi tematici, musica antica, musica per immagine e musica sacra. La musica antica con brani riferibili alla città di Napoli come Chi la Gagliarda di Giovanni Domenico Danola. Nella seconda parte, introdotta dal brano La Bici del compositore italiano Piero Caraba, invece l'attenzione è rivolta alla musica da film. L'ultima parte si è aperta con il brano The Rose, brano che introduce il genere sacro con musica di Sarah Hopkins, Piero Caraba e Pablo Casals. Il celebrativo e solenne Cum Sancto Spiritu, tratto dalla Petite Messe Solenne di Gioacchino Rossini, ha chiuso infine la serata.